Con quanta attenzione hai osservato un'eclissi solare totale? Indossare gli occhiali da eclissi che punteggiano la sagoma intersecante della Luna tra il Sole e la Terra. Ma hai mai assistito al fenomeno di un'eclissi che comprende un altro elemento cosmico? Se non l'hai fatto, allora l'anno 2024 è la tua occasione per socializzare con i corpi celesti e rendere la tua esperienza utile. Ebbene, i prossimi mesi saranno cruciali per astronomi e astrofisici. Il cielo preparerà il terreno per il dramma celeste più grande e luminoso del 2024 che si svolgerà da solo. Il Sole, la Luna e un residuo perduto da tempo del nostro primo sistema solare saranno i protagonisti di questo dramma celeste, mettendo in mostra il più grande successo di quest'anno nel regno cosmico. In concomitanza con l'eclissi solare totale del 2024, gli appassionati di astronomia potranno assistere e seguire il viaggio di una delle comete periodiche più antiche mentre brilla durante la sua spedizione. Benvenuti a Scienzamania, è tempo di esplorare. A parte i pochi asteroidi sfiorati che passano vicino all'orbita della Terra, l'anno 2023 non è stato un anno ricco di offerte celesti. A parte la cometa C-2022E3-ZTF, a gennaio e la cometa C-2023P1, Nishimura, a settembre, entrata in contatto con la Terra ma non visibile, non c'è stato nulla di molto significativo. Tuttavia, l'inizio del 2024 ha portato con sé la possibilità di varie attività celesti uniche. Una delle comete periodiche più antiche, 12P Pons Brooks, farà presto il suo ingresso nell'atmosfera terrestre. Conosciuta anche come la cometa del diavolo, fu scoperta per la prima volta ad occhio nudo nel 1812 e ha un periodo orbitale di 71 anni. Intendiamoci, la cometa è larga 18 miglia, circa 3 volte la dimensione del Monte Everest. E grazie alla natura violenta della cometa, ha iniziato ad esplodere nel 2023, emettendo ghiaccio e gas formando un alone luminoso che ricorda le corna del diavolo. Tuttavia, la coda ionica bluastra che esce dalla chioma di questa cometa attiva è più chiara, rendendola difficile da seguire. Si tratta della più grande esplosione finora avvenuta per la cometa del diavolo. Questa primavera, la cometa del diavolo raggiungerà il primo dei suoi 2 perieli per il 21 gradi secolo. È una delle comete periodiche più luminose conosciute che ha raggiunto la magnitudine visiva di più 7,5 nel suo primo avvicinamento al perielio. Non dimentichiamo che Pons Brooks ha un nucleo attivo, largo circa 30 km. Quindi, al suo vicino perielio, un'esplosione illuminerà la chioma e renderà la cometa visibile ad occhio nudo. Il 12 marzo, la cometa è passata 2 gradi a nord di Delta Andromede, il che ci ha permesso di confrontare la luminosità della stella e della cometa. Dal 13 al 14 marzo lasciò Andromeda ed entrò nella costellazione dei Pesci. Il 22 marzo, la cometa è passata entro 3 gradi dalla galassia Girandola, offrendo un'ottima opportunità fotografica. Mentre è ancora in viaggio, la cometa del diavolo ha intenzione di fare un'apparizione come ospite durante l'eclissi solare totale dell'8 aprile. Gli osservatori provenienti da Stati Uniti, Canada e Messico che potranno osservare l'eclissi solare totale, avranno la fortuna di assistere anche la cometa. Questa eclissi avrà una durata massima di 4 minuti e 28 secondi. Durante l'eclissi, la cometa si troverà a 27 gradi dal Sole e vicino a Giove, che apparirà anche lui in quel momento. Tuttavia, la cometa sarà più luminosa il 21 aprile, durante il suo secondo perielio. Trovandosi nel punto più vicino al Sole, la cometa del diavolo brillerà più luminosa. Tale sarà la sua luminosità che si potrà vedere la cometa ad occhio nudo. Poco dopo, la cometa scomparirà dal cielo notturno dell'emisfero settentrionale, ma rimarrà visibile nell'emisfero australe fino alla fine dell'anno. La cometa sarà più vicina alla Terra all'inizio di giugno. Sebbene sarà debolmente visibile poiché si sta allontanando dal Sole, per gli osservatori dell'emisfero meridionale sarà visibile ad occhio nudo.
Sei entusiasta di vivere questa stravaganza celestiale? Condividi i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto. E assicurati di iscriverti a Scienzamania per le ultime rivelazioni sull'esplorazione spaziale. Premi l'icona della campana per rimanere aggiornato e continuiamo a esplorare insieme.